La Cina deve mostrare attivamente il suo impegno per riportare la pace nel mondo, affermano i leader europei. Mentre la guerra si svolge in Ucraina, anche chiudere un occhio e dire di essere equidistanti non sono opzioni valide. Il mantra ha fatto eco nel vertice virtuale Unione Europea-Cina, con entrambe le parti che si incontravano per la prima volta dal 2020. La Cina ha un'influenza sulla Russia e quindi ci aspettiamo che la Cina si assuma la responsabilità di porre fine a questa guerra e che la Russia torni a soluzioni negoziali pacifiche. Ci aspettiamo che la Cina, se non sostiene le sanzioni, almeno faccia di tutto per non interferire in alcun modo. Bruxelles ha avvertito la Cina, il paese potrebbe affrontare delle conseguenze se aiutasse la Russia a deludere le sanzioni o le fornisse supporto militare. La priorità è la stabilità globale. Anche il commercio bilaterale fondamentale per la Cina è rimasto in cima all'agenda, ma tutto dipende dalla ricerca di condizioni di parità per entrambe le parti e non sarà facile, dice l'analista Borges de Castro. Una grande lezione dell'attuale guerra è che avere negli affari dipendenze da paesi che non condividono i tuoi valori può avere un costo enorme. Penso che la lezione che molti europei dovrebbero trarre, opinione pubblica e leadership, sia che potremmo aver bisogno di ripensare le nostre relazioni con la Cina e forse anche mettere in discussione questa idea che la Cina sia un partner, un rivale o un concorrente. Il vertice si è concluso senza una dichiarazione congiunta, con Bruxelles e Pechino che mostrano ancora punti di vista opposti. Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato l'Unione Europea a concentrarsi sulla fine della turbolenza mondiale.